Nonostante le precipitazioni ben più ridotte rispetto a ieri, resta in vigore l'allerta gialla fino a mezzanotte di questa sera. Una situazione in cui, oltre alle centinaia di interventi dei vigili del fuoco tuttora in corso, sono intervenuti anche i carabinieri per alcune operazioni di salvataggio, come nel territorio di San Costanzo, dove con corde e vericello è stata recuperata l'auto di un ottantenne finita fuori strada o è stata servita assistenza a famiglie isolate in località rurali. Allerta maltempo che dopo i sopralluoghi effettuati tra ieri e oggi sta visivamente migliorando, con i casi di maggiore criticità che sono monitorati incessantemente. Pioggia che ieri ha colpito in particolar modo Strada dei Pioppi a Pesaro, registrando ingenti danni e causando l'isolamento di una famiglia, con vie d'accesso praticamente inagibili ed auto bloccate in un lago profondo circa mezzo metro. Famiglia che però questa mattina ha goduto della sensibilità della Onlus Gulliver e dell'assessore Belloni, che hanno consegnato del materiale di fronte alle difficoltà riscontrate, donando una lavatrice, della legna, ma anche medicinali e beni sanitari. Maltempo che si è abbattuto con grande intensità anche vicino al casello autostradale, registrando gravi criticità, forse a causa del cattivo funzionamento delle pompe per il sollevamento delle acque della stessa autostrada. Situazione che però anche in strada Fornace Vecchia sta lentamente tornando alla normalità. Abbiamo fatto un sopralluogo dopo il maltempo dei giorni scorsi, soprattutto ieri mattina, i danni di ieri mattina. Devo dire che la situazione sta tornando alla normalità. Alcune criticità le abbiamo registrate ancora nella zona dell'autostrada, forse dovute al cattivo funzionamento delle pompe di sollevamento di autostrade. Il nostro centro operativo e i volontari di protezione civile continuano nei loro interventi, alcune strade sono già state aperte, lavate, quindi sono perfettamente fruibili. Adesso siamo qui nella zona sottomonte della ciclabile, dove la mareggiata in qualche modo ha causato danni anche, pensiamo, non di poco conto ai gestori di stabilimenti balneari. La nostra ciclabile sta reggendo e speriamo che il tempo, insomma, migliori da qui alle prossime ore.